Buon pomeriggio dal TG8, c'è la cronaca in apertura dell'edizione di oggi perché sono stati arrestati dalla squadra mobile di Pescara due dei quattro rapinatori che, imbracciando fucili, lo scorso dicembre avevano rapinato una gioielleria specializzata in orologi a Piazza Salotto. Ma l'altra notizia nella notizia è che sono gli stessi dell'aggressione alla troupe della RAI al Ferro di Cavallo, questa più recente. Allora, siamo in diretta proprio con Piazza Salotto, vedo Luca Pompei davanti alla gioielleria, orologi, che era stata svaligiata alla fine dello scorso anno e insomma con lui parliamo della parziale soluzione di questo giallo, soluzione con sorpresa, Luca. Sì, Carmine, dici bene. Intanto i due stavano preparando un altro colpo ad un grossista di ori nella zona della capitaneria di porto di Pescara e per questo motivo, grazie anche alla collaborazione del PM, la polizia li ha in qualche modo bloccati. Come hai detto tu, sono due personaggi noti per la famosa aggressione alla troupe della trasmissione Popolo Sovrano della Rai, vale a dire Johnny Di Pietrantonio di 22 anni e suo cugino Kevin Cellini di 24. Come sono arrivati alla loro identificazione? Attraverso una lunga serie di indizi e riscontri molto importanti. Intanto le testimonianze di alcune persone che hanno visto i due nel parcheggio ex Fea bruciare le moto subito dopo la rapina, la collaborazione importante anche di una pattuglia dei carabinieri che il giorno dopo ha individuato Di Pierantonio a lavare la Golf utilizzata per la rapina in un auto lavaggio e poi tanti altri riscontri. Uno in particolare ci piace segnalare perché la Golf individuata sia sul luogo dove sono state bruciate le moto, ovvero la Golf della moglie di Johnny Di Pierantonio, aveva un geolocalizzatore in dotazione dalla polizza assicurativa. Ebbene, in altri particolari dell'inchiesta, ovvero nel ritrovamento di un borsone con all'interno, tra le altre cose, anche un frangivetri utilizzato per rubare gli orologi, una parrucca bruciata e un casco utilizzato dalla batteria che ha effettuato la rapina, in quel luogo, vicino a quel luogo dove è stato ritrovato il borsone, è passata la Golf e la Golf è passata anche nel luogo dove è stata rubata una delle due Ducati Monster 600. Insomma, una sorta di pollicino che ha portato gli agenti della polizia a identificare in maniera pressoché certa l'utilizzo di questa Golf, ovvero la Golf di Johnny Di Pietrantonio, in tutte queste azioni. Da ricordare anche il fatto che Johnny Di Pietrantonio è in carcere, Kevin Cellini però ai domiciliari perché su di lui la situazione appare essere meno grave rispetto agli indizi raccolti. L'elemento più importante però, Carmine, lo sentirete anche dalle parole del capo della squadra mobile Dante Cosentino, è che non, come dicevi tu, non è la soluzione definitiva del caso, perché sono solo due intanto dei quattro che hanno partecipato a questa rapina e non è escluso un legame con una criminalità di un livello superiore, e su questo la polizia sta indagando. E allora andiamolo ad ascoltare il capo della squadra mobile Dante Cosentino, intervistato subito dopo la conferenza stampa. Un'intensa attività investigativa, corroborata anche da una serie di riscontri importanti proprio nelle immediate ore successive, allo stesso colpo della rapina, Dante Cosentino, in qualche modo. Sì, un'attività intensa, scandita da un ritmo incalzante che si è fatto ancora più incalzante, ove possibile, in questi ultimi giorni, perché abbiamo capito che i due arrestati erano pronti per colpire nuovamente. Una serie di scontri fortissimi, grazie a perquisizioni battenti fatte nell'immediatezza, una serie di riscontri anche di tipo documentale, grazie a un tracciato GPS derivante dal sistema di localizzazione
navigazione satellitare montato per fini assicurativi sulla Golf utilizzata per la rapina, il ritrovamento dei caschi e del frangivetro utilizzati durante l'azione criminosa e poi una serie di intercettazioni telefoniche e ambientali che hanno portato altri elementi importanti all'indagine. È anche il segnale di un'effervescenza, di una certa criminalità pescarese con possibili, in qualche modo, è chiaro che le indagini sono ancora in corso, legami con altri livelli di criminalità. Intanto fa riflettere l'età dei due arrestati, si tratta di ragazzi giovanissimi che però per noi, perché questa è l'ipotesi, non hanno esitato a impugnare dei fucili per farsi largo nella gioielleria. Cercheremo di arrivare all'individuazione di tutti i componenti della batteria e da lì poi vedremo, potremo dare una risposta a quello che potrebbe essere il livello di criminalità, però io su questo aspetto vorrei mantenere uno stretto riservo perché le attività sono ancora in corso. In ogni caso, se dovesse esserci un salto di qualità, ci siete voi o comunque tutte le forze dell'ordine a impedire tutto questo? Ci siamo noi, le forze dell'ordine, ma ci sono anche i cittadini che anche in questa indagine sono stati importanti perché nell'immediatezza alcuni dati importantissimi sono stati offerti proprio dai testimoni. E quindi c'è la polizia, ma io faccio appello anche alla parte migliore della cittadinanza che anche in questa occasione ha dimostrato sensibilità e ci è stata vicina e utile. Bene Luca, fin qui le dichiarazioni abbiamo sentito del dirigente della squadra mobile. Prima di salutarci, ovviamente vedo alle tue spalle il negozio, a quest'ora suppongo sia chiuso e mi viene da chiederci un po' tutti se anche questa volta chiederanno scuse come è avvenuto nei confronti dei colleghi della RAI che sono stati aggrediti al ferro di cavallo, ma ovviamente era una battuta. A te Luca per i saluti. Sì, no, noi tra l'altro abbiamo parlato con il titolare della gioielleria che ci ha chiesto comunque di voler mantenere un profilo basso in questa fase dell'indagine, anche perché anche lui, come abbiamo sostenuto noi, come ha sostenuto la polizia, ritiene che i due di Pierantonio e Cellini siano in qualche modo i due elementi, gli anelli deboli un po' di tutta la catena e attendono lo sviluppo delle indagini che potrebbero portare anche a legami importanti della criminalità organizzata e quindi bene, preferiscono aspettare invece di rilasciare dichiarazioni. Bene, grazie Carmine. Luca, grazie Diego Martelli per il collegamento in diretta.